sul tracciato della Spoleto Nord ci ha inaugurato in Valnerino un nuovo servizio autobus per cicloamatori da sabato con 3 corse giornaliere per tutta la settimana. L'autobus ha il servizio della bicicletta in modo che il cicloturismo e la scoperta del paesaggio a pedali sia più facile, possa arrivare più lontano, essere alla portata di tutti. Insomma, è il progetto Bicibus che per il momento da sabato prossimo serve la vecchia tratta ferroviaria dismessa fra Spoleto e Norcia, ma che poi funzionerà anche verso Assisi e verso la Cascata delle Marmore e Terni. Paolo Raffaelli. Le 4 ruote messe a servizio delle 2 ruote con l'autobus che si trasforma in navetta per i ciclisti e i cicloturisti. Un servizio che ti immerge nel bello e nella natura della Valnerina lungo il tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia. La partenza ufficiale della nuova linea ciclobus è fissata per sabato 26 marzo con 3 corse al giorno, tutti i giorni, al costo di 6,10 euro per la tratta completa. Partenza da Spoleto nei giorni feriali alle 10, alle 14, 5, alle 17, mentre nei festivi si parte alle 10, alle 17:20 e alle 20:10. Si sale, ci si siede dopo aver assicurato le biciclette al portabagagli del pullman, che può caricarne 6, ma altre possono essere alloggiate nelle apposite sacche portabiciclette sotto la plancia del mezzo e poi via. Le fermate sono Spoleto Stazione, Sant'Anatolia di Narco, Castel San Felice, Piedipaterno, Borgo Cerreto, Biselli, Serravalle e Norcia. Si sceglie dove scendere a seconda del gusto, dell'umore e delle gambe e si continua in bicicletta sullo storico e panoramico tracciato ferroviario dismesso da Spoleto a Norcia. Passaggio successivo, collegare al più presto attraverso la fermata di scambio che sarà realizzata in località Le Mattonelle, la Spoleto-Norcia all'itinerario cicloturistico Spoleto-Assisi, una rete ciclobus che si svilupperà ulteriormente con la tratta Scheggino-Cascata delle Marmore Terni che Bus Italia, che opera come vettore, vuol far partire entro l'estate.